E si torna in Svizzera per questo episodio di Cosa Mangia. Mo' lo scoprirete. Ma c'è scritto nel titolo, sì. Beh, un ragazzetto molto simpatico, molto a modo, molto intelligente, capace di argomentare concetti. Parte dalla sua cameretta, ando stava tipo buttato a Tivoli, in provincia di Tivoli, evidentemente con una famiglia alle spalle che gli ha dato un'educazione sana, perché comunque si è fatto largo nel mondo del web, nel gaming soprattutto, ci ha saputo fare, è stato bravo, faceva parte di un gruppo fortissimo negli anni passati che cavalcava la scena del gaming italiano. È solo che fino a ieri abitava a Milano, lui è di Roma, fino a ieri abitava a Milano e mo si è trasferito in Svizzera da mese. Basta con l'intro, perché di solito Cosa Mangia, insomma, c'è parecchio da parlare, parecchio da fare, quindi magari sarà un video un po' più lungo del solito. Piuttosto è uscito il libro, Me so magnato Roma, ecco perché comunque so mesi e mesi, perché noi abbiamo cominciato con Giulia da febbraio 2023 con Milano, poi siamo stati a Napoli, poi io sono stato a Livorno, a Pisa, a Bologna, siamo andati insieme in Puglia, Bari, Lecce, Taranto, quindi Milano, Torino, è già quasi un anno che stiamo a viaggiare per l'Italia. Perché? Perché Roma, per quanto grossa può essere, la siamo magnata, sia io che Giulia. Infatti, torna a Roma, io vengo a Roma, non è che non sto più a Roma, non so più di Roma, è solo che Roma me la sono magnata, c'è poco altro da fare. È uscito, lo trovate su IBS, Amazon, sul sito di Momo, che sì, magari ci metterà un po' di più con la spedizione, magari ci sarà un supplemento di spedizione, questo non lo so, però comprate direttamente sul sito della casa editrice. Me so magnato Roma, già ve lo ripeto, regà, scusate, sì, sono disco rotto. Io sono molto contento di sto libro, perché mi ci sono impegnato e ho cercato appunto di scrivere un libro, di darvi un prodotto per quello che spendete degno di essere chiamato libro, e non solo, appunto, come ho detto altre volte, un elenco asettico dei posti X dove vanno a mangiare. Grazie. Signori e signore del canale, eccoci. Mr. Dread, guarda, ti ricordi quando c'avevi Dread? Sì, 13 anni fa. Ancora in cameretta. Sì, stavo in cameretta. Guarda che bel posto, eh? Ma insomma, che bel posto. Cioè, per sto Cosa Mangia Dread mi hai portato un mezzo di capannoni industriali. Allora, io ho visto, c'è Star Mac, c'è Star Lord al West, ma che intenzioni c'hai? Allora, io non ti porterò al McDonald's, perché sennò mi menavi. Volevo evitare di essere menato, voglio solo essere insultato. Ma tu ce vai al Mac? Mai. Vabbè. Oggi ti porto nei miei posti preferiti, andremo a fare un'ottima colazione, ti farò un bel piattone di pasta, sperando di non essere troppo insultato. Io ti ho avvertito. Colazione? Pranzo, merendina. Pranzo e merenda? Sì. Ma scusami tanto, come fai ad averci i posti preferiti che tu ti sei trasferito da poco in Svizzera? Perché ti sei rifatto una routine quotidiana. Sì, ci stanno tre posti, quindi i preferiti sono... Ma non potevamo fare sto video quando stavi a Guidonia o quando stavi a Milano? Facevi no? Video tu nel 2012? No. Allora... Perché infatti c'è da dire questa cosa. Che sono un vecchio di merda. Te stavo a dire, ragazzo, ma ormai... Perché mi vecchio ragazzo, solo io? Che sta scherzando? Tu stai tipo sul tubo da 15 anni. 2011. Cioè una cosa ridicola quasi. Quando ancora si facevano le cose perché... Perché ti piacevano veramente. E no, perché li facevi per poi fai soldi. Bravo, mi stai levando le parole da bocca. Non lo faccio più. Esatto, era il concetto. Ah, no, era un concetto diverso in realtà. Cioè giocavamo a COD, volevamo fare video su COD, punto. Poi sei evoluto da sola, cioè ci si è evoluta in mano in realtà come roba, quindi ti abitui a fare cose. Vabbè, beh, sì, esatto, però l'avete cominciato appunto per diletto, sì, per piacere. Poi sei evoluta pure insomma in una crew del gaming, sì, abbastanza, ma in realtà cioè, quello quasi subito, perché alla fine
cioè giocavamo insieme, poi me la godo, però ha dominato per anni, sì, diciamo, guarda, il panorama, cioè io mi ricordo neppure le fiere, o arrivava, sì, me la godo, si fermava al mondo, ma perché vuoi o non vuoi è un po' culo, un po' bravura secondo me, perché eravamo gli unici, tra virgolette, c'eravamo veramente tre gruppi, quindi se entravi su YouTube tu dovevi vedere noi o gli altri due che esistevano, capito? Quindi non è che c'avevi tanta scelta, quindi vuoi o non vuoi tutto il pubblico si era canalizzato sui canali nostri. Vabbè, andiamo a mangiare, che altre domande te faccio mentre mangiamo. Dai. Te alla fine sei di Roma. Sì. Oddio, Roma. Nato a Roma. Vabbè, Tivoli lì, qua, roba lì, insomma. Sì, infatti, sì, strano, sì, che sei dalla Lazio. Che cazzo vuol dire? Cioè, che a parte proprio, sai, oggi mi insulti, cioè, nel senso. Oh, no, no, ho detto strano, perché scusami, la Roma è la squadra che, diciamo, rappresenta la capitale. Sì. Poi c'è la Lazio, che è la squadra che rappresenta tutti i territori limitrofi alla capitale. Sì, ma un po' quindi più tu, giù, essendo dei Tivoli, strano che sei dalla Lazio. Vabbè. Tutto qua. Se mica ti ho detto che sei dalla Lazio, un ton insultato. C'è un'idea strana della provincia romana. Che dire? No, tu dimmi che c'è di male in questa cosa. Allora, sì, il cappuccino, che questo qua, mo ci vengono dei puncicate, guarda sotto, mamma mia che sciacquatura dei piatti che c'è sta sotto. Ho capito. Questo, ma adesso puncicate di corsa al bagno, subito, di corsa. Cioè tu devi il cappuccino svizzera, frate, sei impazzo, guarda là sotto. Che faccio? Che più c'è la macchina e vado al confine e beviamo il cappuccino? Questo è laboratorissimo. No, questo è fatto qua. Ma che stai? Questo è super laboratorio, guarda qua che roba, guarda. Guarda. Guarda, è fatto, duro. È fatto qui, è fatto qui. Ma cosa? Sì, è fatto qui. Ma non vedi, non c'ha una. Guarda, è pane. Non ha il minimo di lievitazione, guarda. Ma guarda, perché te lo fanno? Così per fare colazione e pranzo? Guarda dentro che mollica. Ma non la riesco a prendere perché c'è sta crema. Guarda dentro che mollica. Beh. È crudo, non lo vedi che sta a pallottola? Questa la pallottoli. Quindi? E la tiri, guarda. Come, no, quindi? È una bella colazione. Ma tu perché mangi poco e mangi male? Ma ti ricordi i cornetti a Roma? Secondo, ma questo mo chiami cornetto? Secondo me sono uguali. Ma che stai a te? Senti sta crema. Che buona, oh frate, guarda dove ho portato, eh? Dai, su. Allora, secondo me, poi ti dico, ti ripeto, nella vita bisogna trovare l'equilibrio dei compromessi. È tutto zucchero sto cornetto. Moro. Secondo me Franchino è felice di aver fatto questo video. Quindi fondamentalmente senza rigoli. Allora la cosa è una, cioè hai preso per culo a tutti. A tutti quanti, è tutta una menzogna. Senti, mangi i rigoli. No. Che fai? Mastica. Che fai? Vieni qua e non fai la vita svizzera, saresti pazzo. Lo sai perché ti scuso? Perché? Perché sei un amante dei cani e degli animali e dei cani. Quindi tutto mi è concesso? Tutto no, però tante cose. Tipo? Perché hai un cane bellissimo. Però ti ho detto, cioè io comunque a spostarmi qua, mi sono spostato quando ho visto che Nala era felice, io sto a posto. Posso morire. Vabbè, da Milano, dal marciapiede sudicio e lo smog, è arrivato qua a Svizzera, Prati e Ruscelli. Più che altro, cioè, mo non so se c'è, mo perché stiamo comunque in una zona mezza trafficata, però l'aria è super più pulita qua rispetto a Milano. Certo. Cioè te ne accorgi proprio. Quindi è figo secondo me. Poi lei va là, cammina, corre. Posso non finire di mangiarlo? Certo. Posso non finire di berlo? No, quello te lo bevi. Non gli ridai al cappuccino. Non glielo ridai al cappuccino. Puoi inquadrare, per favore. Inquadra. Questo è il cappuccino. È tutto latte, non c'è manco il caffè. Cominciamo male. Cominciamo. Poi le faccio un bel piatto di pasta col sugo pronto. 16,80 euro. Sì. Ah, vabbè, è andata pure bene, dai, pensavo molto di più. Lo sai che mi hanno detto? Qua. Io la prima volta che sono venuto qui ho visto lo scontrino, ho detto, porca troia, 6,40 euro. Poi sono andato da gente svizzera e lo sai che mi hanno risposto? Così poco? No. Niente. No, forza, no. Ma quanto sei buona, ma questa è una chiappetta d'autore questa, eh? Questa qui è proprio. Senti, guarda qua che robetta. Non c'è. Vuoi fare un cosa mangia Nala? Un cosa mangia perché. E mangia. Ha fatto una puzza che. No, infatti. Raga, no, lei in realtà. Sicuramente mangia meglio di Michelle. Ciao Michelle! No, lei non è una mangiona? Me la dà
plastica, sopra di plastica, ma... vabbè. Ciao. No, veramente, guarda, non ci puoi fare solo figure di merda. Ma perché? Solo figure di merda. Che famiglia, chi? Mi dai bacetti. A posto. Vabbè, quindi pranzo, me cucini te? Sì, piatto di pasta. No, il cibo del cane, insomma. No, il cibo del cane... Piatto di pasta come? Sugo pronto. No, non ci credo, mi ha perso quello. Allora, vuoi il video real? Io voglio il video real, però dai, non ti mi andiamo a passare col sugo pronto davvero. Semaforo vero, staccato dove? Mo questa è una domanda a cui io non risponderò. Mai. Sì, ma in una notte di ubriachezza molesta. No, non l'ho staccato io, non l'ho staccato. Me l'hanno dato. Te l'hanno dato? Me l'hanno dato. Non l'ha staccato lui. Ti no, mi pare che vada a staccare i semafori. Scusa, mi sembra troppo. Bella, questa te la faccio. Cosa? Questa te la faccio, mi sa che te faccio anche questo. Se ti sparirà qualche cosa alla fine della serata, mi sa che... Ricordate che c'ho un mezzo cane lupo io, eh? Ah, sì, ma che mi salta addosso e mi lecca la faccia. Questo è il bottone... Del milione. Del milione iscritti su YouTube quando lo facevano bello. Adesso non è più così. No, adesso lo fanno sottile. Tipo. Placca, tipo quello lì, tipo dei questo, 100.000. Ma sì. Più grosso. Quanto è bello questo. Questo infatti. È molto bello. Cioè, è grosso. E cioè, tu? Ti fa sentire che è un milione, capito? Perché è ciotto, è gigante. E un milione quando lo facessi? 2016 o 2017, non mi ricordo. Mazza. Una vita. E questa è la tua postazione? Questa è la mia postazione, come vedi... Sono molto orgoglioso della mia tastiera rosa, shocking. È tutto work in progress perché siamo arrivati comunque un mese fa, un tempo di montare due cose giusto per sopravvivere e per farla funzionare. Puoi accendere la luce che è un po' buia la... Certo, scusami. Fermo, non ti muovere. Però si accende, forza Roma, hai visto? Ma non si spegne, ma si è spento. È così, infatti noi l'abbiamo montati e ho detto ma come cazzo è possibile? Poi abbiamo cominciato a muoverci e abbiamo capito che... Erano di movimento, solo che... Solo che è stato un errore, non era la nostra intenzione comprare sti cosi. Infatti no. La nostra soluzione è fare questo. Però non mi va a modellare fare e smontare cose. Prima... Dato che il video è real, io ho pensato, ho detto, ah, mo' gli faccio una bella pasta con quello. Poi ho detto, ma sti cazzi, cioè, che cazzo mi frega tanto con il video real? Io ti faccio una bella pasta con un sugo pronto. Che c'è con i sughi pronti? Come che c'è con i sughi pronti? La prima cosa è talmente facile, fa un sugo che ci metti 3 secondi, padella, olio, aglio, poi ci metti la passata e cuoci, cavolo. Così non lo devo fare. Senti, sono una persona pigra e che non gli piace. Prendi il baratto del sugo pronto. Certo. Quale vuoi? È una persona pigra, tua madre come cucina? Mia madre è mia madre. Ma che vuol dire? Ah no, forse l'abbiamo addirittura. Portiamo. Già pure aperto. Ho fatto la spesa ieri. Dammi quella. Dipende come la vuoi. Scusa. Cioè, sugo pronto, pesto pronto. Quello è buonissimo, Ricordo, sugo alla ricotta. Ce n'avevo pure una. Salsa tonnata, salse. Però guarda che bel frigo pieno, l'ho fatto apposta per te la spesa. Così aprivi, ero pieno. Qual è il sugo che... Questo è buonissimo, frate, Ertigullio. No, ma che dai, tartufo che mi risale tutto il giorno. No, non scherziamo proprio. Cosa ti saresti mangiato oggi? Questo. Frate, questo è il più buono che ho. Ingredienti: oli vegetali vari, tra cui girasole, oliva vergine, sansa di oliva, non so che è, e colza, non so che è. La sansa e la colza. Funghi champignon. L'olio di sansa, cioè sta dentro sta cosa. L'olio di sansa e la colza. No, dai, no, mangiamosene un altro. Questo proprio no, mangiamosene un altro, dai. Preso. Mangiamosene una cosa un po'. Allora, t'attacchi. Cioè, perché il allora, è l'originale pesto genovese. Genovese DOP. Questo viene da proprio la lavagna. Ma lo vedi che è marrone? Questo viene perché ne hai visto altri barattoli. Questo era il migliore che c'era. Vuoi gli ingredienti? Dovrebbe essere verde chiaro, il basilico. Oh, questo è marrone, dimmi gli ingredienti. È marrone. Antiossidante. Anacardi. Eccoci. Anacardi, lattosio, latte scremato, fibra alimentare, aglio, olio extravergine di oliva. Hai visto che c'è?
Frate, ma senti una cosa. Questo video è un disastro pure questo, dai, raga, ma imparate a mangiare. Te e tutti quanti. Ma... Te e tutti i topi da stanza, da gaming, che state lì secchi, rachitici e ingobbiti sulle vostre tastiere a giocare a COD, a giocare alle carte come fa Atrix. Vi dovete imparare a mangiare, raga. Vi dovete imparare a mangiare. Ma che vi vedete a fare i miei video se poi vi mangiate sta roba, dai. Guarda che anche noi ti prendiamo in giro perché... mangi troppo bene, eh? Che te credi? Ah, c'è la presa per il culo al contrario. Certo. Cioè, voi mi prendete in giro perché io vorrei mangiare troppo bene. Cioè, mo qua, l'ho sbagliato so io. È come il povero che dice al ricco, aristocratico di merda. Dai, metti. Noi siamo il popolo, tu sei la borghesia. Ma che stai a fa? Ma quello è pesto fresco pronto, quello mica lo devi bollire. Fai, era praticamente congelato, lo fai scaldare un attimo. Matteo, ma che cosa stai dicendo? Quello sta bollendo, leva questo coso da qua sopra. Ma quello lo scaldavi dentro una ciotola grande a temperatura ambiente. Temperatura ambiente, stai scherzando? Ma gli davi una... Matteo, stai cuocendo il pesto, Matteo! Ce lo vedono bene. Ma senti questo odore di olio fritto? Che fai? Senti, mo, te metti a fare le cotolette, non di niente, non ci prova, Non ci prova sulle cotolette. No, questa è una cosa buona. Ah, te fa, guarda, questa ti piace? Tu direi cosa? Che è? Boh, tipo una cosa di patate e riso. Svizzero però. Garantito dalla Svizzera. Ah sì, puzza di bruciato. Ma non è vero. Ma come? Ma non è vero. Cioè, ma tu ti sei fatta l'analisi del sangue? Sono perfetta. Non ci credo. Te lo giuro. Non può essere. No, te lo giuro. Ti mangi sta roba un po'. Ma non... Fai, passa, dai, tu. Vedi delle stelle? Vedi uno stelle? Sì, è pasta integrale. Scotta. Un sugo. Di pezzo. Che c'ha il sugo? E l'hai cotto? No, mi sono distratto. Stavo parlando. Poi ho sentito. Forse sei stato. No, se te l'ho detto io. No, non me ne ero accorto. Ma posso non mangiarla? Poi. Comunque sta andando malissimo. Io credo che probabilmente se continui così prenderai il voto più basso del canale. A me è una cosa brutta. Yoshi, Power. Vabbè, ma mica si può mangiare. E te l'ho detto che è scomodo, io te l'ho detto. Ma pensa quando io quando l'hanno montato non c'ero, poi sono arrivato a casa e Michelle fa guarda e si accende la luce. Ha detto merda, mi ho comprato quelli col suono? Invece no. Che stai a fare, te? Cioè, quali sono i tuoi progetti attuali? Allora, parli di vita lavorativa? Certo. Che ne so, magari... Quella sentimentale, quanti anni so che stai con Michelle? Sei che ti fa il favore? Sì, mi fa il favore. No, lei sta funzionando da 6 anni e mezzo ormai. No, quindi non vita privata, lavorativa, cioè i tuoi progetti di... lavorativa, guarda, io ti stavo di prima, dato che mi sono trasferito qua un po' di solitudine comunque la senti, vuoi o non vuoi, quindi a me piacerebbe fare delle live. Vabbè, però che dico? Fare riprendere delle... a streamare? Sì, ma più per compagnia che per altro, semplicemente, cioè proprio compagnia, almeno parli con qualcuno, no? Perché certo. Comunque io ho il secondo canale che in cui carico video dei videogiochi principalmente. Il primo canale quando mi viene idea la metto, però mi manca un po' quella cosa tipo adesso che è uscito COD, comunque sto sempre insieme con gli altri a giocare a COD, ma veramente, cioè tu vai, voi andate via, io metto la gioia zombie, cioè nel senso, certo. Fino a domani stanotte ho fatto le 5 di mattina perché volevo giocare a COD, stupidamente. Però non è una cosa tipo cazzeggio, è più una cosa veramente fatta per compagnia o per stare insieme ad altre persone, semplicemente. Quindi vorrei sicuramente ricominciare. Poi è una cosa che dico ma non faccio mai perché ti ho detto non mi piace parlare molto con le persone. Quindi figurate a stare in live su Twitch a parlare con delle persone. Follia per me, capito? Totale follia. Per questo mi trovo meglio su YouTube. Perché non devi parlare con nessuno. Su YouTube ho detto c'ho il secondo canale in cui faccio gaming principalmente. Se vuoi continuo a fare così. E sul primo è quello che capita ormai. Cioè non c'ho, adesso tipo ho fatto roba con Caressa, no? Che via parola podcast è sempre esagerato. No, a me però è figo, mazza. Cioè. Sì, no, quello vorrei continuarlo perché a me piace molto fare podcast, cioè mi è sempre piaciuto.
anche guardarli, secondo me sono il contenuto migliore, perché comunque, che ne so, veramente stai in cucina, accendi il computer, di sottofondo c'hai un podcast, cioè me li sento, me li ascolto. E quindi quello sicuramente vorrei continuarlo. È un po' complicato perché vorrei evitare di fare i podcast con gli youtuber, perché secondo me sono, nel senso, non voglio fare quello, voglio anche parlare con persone extra youtube, tipo quello che non so se hai visto. Però comunque è stato interessante secondo me, perché abbiamo parlato comunque di roba di cui lui non parla, cioè tipo, capito, internet, cose, i videogiochi, ma ha parlato di lui che gioca a Mass Effect, capito? Quindi a me piacerebbe continuare a fare quello con più persone possibili, esterne, più lontane so dal mio mondo, meglio è. L'ho finita. Grazie. Indecente. Sì, mo vabbè. Una zozzeria, frate. Una zozzeria vera. Ti ripeto. Impara da mangiare. Le cose più buone sono quelle zozze. Impara da mangiare. Ma perché io mi metto pollo a fare queste cose? Al cestello. È molto letterale come piatto, perché è un pollo non al ma nel cestello, tipicamente svizzero. Allora, potremmo dire una cosa? Aspetta, mo parlo io. Ma lui mi ha detto, per merenda mangiamo se un kebab. Quindi mo non puoi che fare. Che ti ho detto io? Ma stai a giocare? Pier telefono. Fidati, mi ha detto andiamo a Pier kebab. Per merenda un kebab. No, ti ho detto, guarda che per me puoi anche fare una cosa tipo merenda, non so, ad esempio un kebab o quello che te mangi te, era un senso ampio nel mio messaggio, cioè una cosa anche semplice, non street food, cioè che te mangi te il pomeriggio? Sì, ho capito, ma il pollo al cestello. È un pollo. Tradizionale svizzero. Sì, te lo giuro. Andiamo. Ma lo sai che c'ha una bella faccia? Allora, ci sono diversi piatti svizzeri che sono molto buoni. Cioè, meglio di quelli che trovo in Italia. Allora, qui lo fanno molto bene. Guarda buono. Che pelle. È una specialità, se la facessero male sarebbe un problema, dai. Boh. Per cui fanno molto bene comunque la carne, perché sei in un paese in cui se la mangiano molto, fanno bene i bratwurst, non so se ne hai mai mangiato i bratwurst. Io se quelli. I salsiccioni, esatto, sono molto buoni. E quindi la mangio. La padana è male. Ovviamente è una merenda molto grossa, cioè nel senso non è che ogni giorno venga a mangiare il pollo al cestello, però per Franchino il criminale sì. Due polli al cestello e tre Coca-Cola zero, perché l'ha voluta pure lei. Anzi, 43,70 franchi, che sarebbero più o meno euro. È uguale, stessa cosa. Uguale. Lo so, però è sempre il solito discorso. Costa di prima vita, che devi fare. Era portata però a quello, a come dicono qua. Lei è una mozzicata. Hai fatto un casino. Ho fatto un casino, 44 euro, manco il basso biglietto. Al cestello il basso biglietto. Ma tu fai che tuo coltello? Sì. Dai, a 3D, sei di Roma, su, ma che me te sembri così imborghesito con qualche anno di Milano? Il pollo se mangia che le mani, oh! Tu sei una di quelle persone che se non si te mangi la pizza con la forchetta comincia a insultare. Io mangio la pizza con la forchetta, la divido e poi la faccio piccoli bocconcini e me la mangio. Mo' il pollo che hai mani, vabbè, cioè. È un po' secco dentro. Un pochino secco? La pelle è buona, è rosolato bene, è insaporito bene. Ci mettono delle erbe, del sale nell'insaporimento, però dentro c'è da dire che però... Mo non so, perché è un orario stupido secondo me questo in cui siamo venuti, perché se venivamo secondo me un'ora fa era sicuramente diverso, eh. Un'ora fa se stavamo a mangiare la tua meravigliosa pasta al pesto. Intanto te la sei spappolata. Ti ho preso i tovaglioli, eh. Cioè i peli del cane. Eh no, quelli fra te ce li avrei per sempre. Mi seguiranno. Sì, sì, per sempre. Nei prossimi video spunteranno peli di Nala. Però tu ti aspettavi peggio, eh. Sì. Molto. Lo so. Mi aspettavo dentro un centro commerciale, pollo al cestello, una cosa proprio di laboratorissimo. Invece no. Tu utilizzi molto questa parola da laboratorio, eh? Non ti piacciono le cose da laboratorio? C'è pure gli uccellini, cioè, ma che è il paradiso, la pubblicità dell'Uliveto, ma dove ho portato? Uccellini che cantano, fiori, è beccato pure una giornata senza le nuvole, fresco. Questo, guarda, straordinaria la natura. Hai fatto principalmente
è da sempre gaming, ok? Poi ci sono state pure parentesi varie. Sì, i rigoli inzuppati con le notizie del giorno, sì. Gli sbrocchi in macchina ed altre cose. Un argomento come format, ti è mai, hai mai avuto l'idea o la voglia di cambiare e uscire dal gaming e portare proprio altro? E se sì, cosa? Mi è sempre piaciuto moltissimo il mondo della radio. Ho tanto, su me è un lavoro bellissimo. Solo che non ci ho mai avuto la possibilità di farlo, quindi se ti dovessi dire qualcosa ti direi radio. Anche se ovviamente non sono in grado perché non l'ho mai fatto, quindi sarai una pippa all'inizio, no? Però se ti dovessi dire cosa ti piacerebbe fare, boh, una cosa molto radiofonica. Cioè io sono cresciuto comunque con lo Zoe 105, capito? Non quindi ti ci butteresti in radio? Eh? Emittenti radiofoniche. Oh, che stai aspettando? Che stai aspettando veramente? Cioè nel senso, poi secondo me la radio è figa perché devi solo parlare. Non dico niente, cioè ora hanno aggiunto quella cosa che la maggior parte delle trasmissioni radiofoniche hanno anche tipo la diretta YouTube, no? Tipo io seguo molto la Zanzara, loro fanno sia radio, però io me la seguo su YouTube, la vedo su YouTube perché mi piace vedere Cruciani che sbrocca, proprio mi piace vederlo più che sentirlo, no? Però lì è un caso a parte perché stai, cioè a me mi piace Cruciani, capito? Non è che mi piace vedere la radio. Ok. Però sì, te direi quello principalmente, preferirei andare a finire in radio che andare a finire in TV, se te posso dire la mia, cioè nel senso. La TV è proprio una piattaforma morente completamente. No, però magari cosa... me lo chiedevi 10 anni fa, ti dicevo, mi piacerebbe diventare Bonolis. Certo. Invece adesso non mi piacerebbe più diventare Bonolis. È cambiato totalmente negli ultimi 10 anni. La TV si è completamente disintegrata, chi sa guarda più la TV? Nessuno. Cioè, anche perché poi in TV, in molti programmi e molte trasmissioni invitano i fenomeni da baraccone e le fanno le tresciate. Però lì è anche una cosa tipo quasi per convincere la gente che siamo tutti così, no? Cioè nel senso tu chiami lo stupido e dici ah guarda quelli del web sono tutti stupidi. Vabbè? Tutti coglioni. Perché se così... ovviamente chiamano quella che fa l'NPC. Poi fanno vedere al loro pubblico, vedete sul web come stanno, sono tutti così. Quando in realtà non è vero, cioè difficilmente troverai in TV uno youtuber di divulgazione. Cioè, prima facevamo un esempio di Joe Pop fra di noi, perché dico, difficilmente te lo chiamano, perché mai dovresti chiamare Joe Pop in TV? Cioè, magari te lo chiamano anche, però non te lo chiameranno mai con la stessa facilità con la quale chiamano le persone trash. Certo. Uno perché le persone trash sono, vabbè, è il classico esempio del clown da additare da stupido, no? È facile, ti metti in 20.000 davanti a un clown e dici ah sei stupido perché sei un clown. Joe Pop che gli dici? Gli puoi dire solo di bravo. E quindi niente, cioè non puoi fare contenuto sul suo essere trash, non è trash. Infatti a me la cosa mi dà molto fastidio. Però il web è pieno di contenuti belli come possono essere quelli di Joe Pop. Assolutamente, ma infatti a me dà fastidio quando magari uno ti dice su internet, poi è il solito discorso sempre, trito, però vabbè, è su internet però non c'è nessuno che fa cultura o cose del genere. È vero, semplicemente tu non lo vedi. Però non lo cerchi, non è che se tu non lo guardi allora... non esiste. Cioè io personalmente seguo di un po' cultura, diciamo tra virgolette, Joe Pop, Nova Lectio penso si dica, Nova Lectio, e Amedeo Balbi che è un professore di tipo astronomia di Roma che ti parla dello spazio, no? Cioè nel senso se tu vuoi trovare la cultura, cioè internet è bello perché puoi trovare l'NPC su TikTok o il tizio che ti parla del perché le masse geotermiche, cioè capito, dipende quello che ti cerchi. Per me è che se uno ti deve insultare internet ti dirà sempre fa schifo tutto, normale, come che ne so un ragazzino spara in giro a colpa di GTA, è sempre il suo discorso, sempre quello. Poi non è vero, perché non è vero, però vai a spiegare che non è vero. Ma però tanto poi i fatti parlano chiaro, determinate piattaforme sono perdenti ed altre vincenti, punto. Beh, è che dal loro punto di vista, ripeto, siamo e saremo sempre gli ultimi della scala, secondo me. Non io, non te, tutti. Sì, il mondo. Tu, il mondo, capito? Il mondo internet. Stanno a posto così, infatti. Stai ancora a pensare ai 43 euro? Sì. Ci sta. Per il cane 9. 10. 9 perché 9? Che ha fatto per non più a 10? Che ha fatto per non più a 10 sto cane? Vabbè 10, perché ma sì, ma per il cane, ma il voto non è al cane, il voto è alla tua sporca routine quotidiana di mangiare che...
Guarda, sono molto contento perché mi piace portare sul canale persone, ragazzi ormai manco più, come te che... Stai cercando delle parole normali? No, sì, beh, sono... avete tutta la mia... persone come te, senzienti, che hanno dei ragionamenti, sì, sì, che hanno dello spessore, che hanno un cervello, educati, sempre tranquilli, low profile, mo, a parte qualche imprecazione, qualche quando ma beh, ma quello che sta, che vuol dire? Solo che, fratello mio, per il cibo stai proprio inguaiato, allora, perché comunque un polletto che dentro era pure un po' secco, con la pelle si cotta bene insaporita, le patate, che... però non può farti prendere un buon voto rispetto a un cornetto di laboratorio con cappuccino che te manna al bagno. Vogliamo parlare di quello che mi hai cucinato a pranzo e che quindi te mangi te? Una buona pasta, sopra la media. Sopra la media? Ma no! Ma sei tu che sei abituato male? Ma no! Cioè, Matteo, non è che sì, io ma guido... che cosa stai dicendo? Quella pasta sopra la media? Ma tu stai scherzando? Ma non è che se io guido una Ferrari allora devo insultare le panda. Sei abituato male. Non è la realtà quella che vivi. No, non è la realtà quella che tu vivi, no, perché quella d'accordo. È un pesto cotto. Non sono d'accordo. Mi hai cotto il pesto. Non so. Ma scusami tanto, ma poi tu abiti a un quarto d'ora da tanto. Da uno dei migliori smash burger del mondo e non ti sei mai mangiato uno smash burger fully burger? Mai. Ma non vado ma a allora Lugano. Qua te meriti un votaccio allora. Ma allora faccio... vuoi aggiungere roba per abbassare il volo e bordice? Allora il cane vale, il Fulliburger vale. Ma scusa, non c'ha senso. Vabbè, quello dove faccio magna io. Matteo, come ti hanno scritto sul citofono? Piccaruzzi. Matteo, Piccaruzzi, in arte dread. 5. Come? Oh, quasi 6. Io vedo il lato positivo. Devo dire che è un buon consiglio. È buono. È molto buono. Molto buono. Però hai visto perché non ci vengo, no? Hai visto quanto ci ho messo? Tutto il traffico. Ho capito, come faccio? Ne vale la pena.